Siamo con Fabio Mian, commentiamo una bella vittoria, da un po' che non si vinceva al Pallaradi. Avete piazzato nel secondo e terzo quarto, metà del terzo quarto, un parziale fantastico e siete riusciti a ottenere 20 punti di vantaggio, forse un po' dove si è decisa la partita, aver avuto questo vantaggio vi ha dato sicurezza. Sì, diciamo che siamo stati bravissimi fin quando abbiamo raggiunto il massimo vantaggio, penso a metà del terzo quarto, comunque più o meno in quel periodo, e poi siamo un po' meno bravi a farci recuperare perché sono arrivati anche a più 3. Quindi sì, diciamo, poteva essere una vittoria un po' più tranquilla, invece abbiamo dovuto sudare fino alla fine rischiando anche di perdere dopo avendo dominato tutta la partita. Rispetto ad altre occasioni, proprio nel finale siete stati lucidi, avete trovato realizzazioni importanti, avete trovato sotto canestro Daniel che ha fatto delle ottime realizzazioni e poi Ace che ha realizzato un canestro incredibile, quello del ritrovato vantaggio. Sì, ci siamo affidati, loro cambiavano su tutti i pick and roll, quindi dovevano giocare uno contro uno. Kenny è stato bravissimo a fare due canestri di importanza assurda e Ed è stato bravo a farsi trovare sempre pronto sugli scarichi e come al solito ha messo grinta, rimbalzi, insomma, schiacciate e tutto. L'abbiamo portata strappata, diciamo, questa vittoria, perché poteva essere molto più agevole, ma l'importante era vincere, ecco. Per te stasera una buona prestazione, all'inizio Asel stava dominando, poi sei entrato tu, gli hai messo la museruola, in generale in difesa sei stato preciso come al solito, mi verrebbe da dire, però in attacco hai trovato anche buone soluzioni. Sì, diciamo che ognuno sa quello che deve fare all'interno della squadra per vincere. L'allenatore mi ha messo su Asel, ho cercato di dare il massimo in difesa. Poi in attacco comunque cerco di sfruttare le occasioni che ho e niente, diciamo che era quello che serviva per la partita e tutti danno quello che servono, chi canestri, chi difesa, chi rimbalzi, quindi quello è l'importante per costruire una squadra vincente e stiamo cercando di farlo sempre di più partita dopo partita. Ti faccio l'ultima domanda, prossima partita si va in un terreno difficile come quello di Cantù, cioè World Peace un po' che ha ridato entusiasmo, però anche Cremona ha ritrovato entusiasmo, due vittorie consecutive, una lontano dalle mura amiche, una è tornata la vittoria al Pallaradi, insomma si va a Cantù con ottima energia. Sì, sicuramente sappiamo come Cantù, come il clima, come lo è diventato dopo l'arrivo di Meta World Peace, però siamo anche consci dei nostri mezzi, di quello che possiamo fare. All'andata abbiamo fatto una gran partita contro di loro e dobbiamo cercare di giocare 40 minuti di difesa perfetta, perché loro come atletismo e bravura tecnica son veramente forti. Però si parte 0-0, quindi insomma speriamo, daremo di tutto per portarla a casa, anche perché potrebbe essere un gran lasciapassare per quello che c'è dopo. Grazie. Ciao.